Vediamo come attivare e come funzionano le notifiche del portafoglio. Andando nella pagina Portfolios, vedi che l'icona in basso a destra rappresenta una campanella. Campanella che può essere di due tipi, con una sbarra e in grigio se gli alert per il portafoglio non sono attivi, oppure una campanella nera se gli alert sono attivi. In questo caso sono disattivati, quindi clicchiamo sull'icona della campanella per entrare nella pagina delle notifiche del portafoglio. Il primo step per ricevere le notifiche è collegare l'account Telegram a FC, Forecast Cycles. Quindi c'è una procedura guidata per farlo. Devi cliccare qua questo link che ti riporta alla pagina di Telegram. Puoi fare il login con il QR code tramite il telefono oppure tramite il numero. Qui in questo caso ho cliccato il numero, inserisci il numero, vieni loggato e vieni rimandato al canale di Telegram, il Forecast Cycles Bot. Premi il bottone Start e lui ti stamperà il chat ID. Il chat ID è un numero intero che devi copiare e incollare qua sotto in questo input field. Una volta incollato, clicchi il bottone Pair Now e riceverai un messaggio di conferma che il pairing è avvenuto con successo. In qualche secondo verranno calcolate le operazioni future sul tuo portafoglio, apparirà questa tabella con data, strumento, strategia e tattica e queste icone prima della data. Questa semplice leggenda. Se è un pallino verde pieno significa che in quel giorno il portafoglio apre una posizione long, altrimenti se è un pallino verde vuoto chiude un'operazione long, rosso pieno apre una posizione short, rosso vuoto chiude un'operazione short. In questo caso nella prima data chiude un'operazione long, nella seconda apre un'operazione long e così via. E per attivare le notifiche, in basso a destra c'è un'icona con la campanella. In questo caso le notifiche sono disattivate, cliccando con il tasto sinistro le notifiche saranno attivate. Ricliccando nuovamente con il tasto sinistro le notifiche verranno disattivate. Ogni volta che ci clicchi, switch da on e off. Quindi tornando nella pagina Portfolios, adesso vedrai che nella card apparirà una campanella nera, significa che le notifiche sono attive. Ricapitolando, 1. Collega l'account Forecast Cycles a Telegram, step 2. Attiva gli alert del portafoglio, step 3. Ricevi su Telegram in Forecast Cycles Bot le notifiche quando il portafoglio apre e chiude un'operazione. Vediamo più da vicino due notifiche. La prima riguarda le entrate in un trade, la seconda l'uscita in un trade, è il solito trade. Allora, alert from your portfolio, test che è il nome del portafoglio, poi il tipo entry long sopra e exit long sotto, la data in cui deve essere eseguita questa operazione. Vedi che la notifica viene ricevuta prima rispetto alla data in cui deve essere fatta l'azione. Poi, quando è un entry, significa che l'azione va fatta all'apertura del giorno, in questo caso il 23 maggio. Se invece exit, l'azione va fatta alla chiusura del giorno, il 26 maggio, quindi non so, alle 23 italiane la posizione verrà chiusa. Invece qua sarebbe a mezzanotte italiane, oppure comunque vabbè, nelle prime ore del giorno, o in caso del mercato italiano alle 9. Poi lo strumento Apple Inc. In questo caso l'ingresso sarebbe stato fatto alle ore 3 e mezzo italiane di questo giorno. Strategia TDV Multi, Tactic 1, 2, 3, 4, significa compra il lunedì, vende il giovedì. Peso 1, questo è il peso che questa anomalia ha nel portafoglio, 1 è standard, e viene riportato anche lo stop loss e il take profit, la modalità percentuale, il valore e anche poi il prezzo effettivo a cui il portafoglio metterà lo stop loss e o il take profit. E, per quanto riguarda l'uscita dal trade, cambia che appunto exit invece di entry, sotto è identico, ma non ci sarà l'informazione sullo stop loss e il take profit perché sono informazioni che servono all'ingresso. Non viene comunicato se un trade viene chiuso anticipatamente in stop loss o take profit, ma questi alert si basano esclusivamente sul calendario. Qualora un utente decidesse di utilizzare questi sistemi, dovrebbe inserirli in macchina. Tuttavia, chiaramente nel backtest del portafoglio vengono chiaramente considerati qualora un'anomalia customizzata avesse stop loss e take profit.